Dopo il successo dell'anno scorso, questa è la seconda edizione, c'è un buon flusso di ragazzi. Lo scopo principale è sempre quello dell'aggregazione, del sociale, di farli stare insieme, però ci prepariamo anche tecnicamente con delle postazioni, facciamo delle metodologie a vedino in base anche all'età, dal 2009 al 2014, come potete notare, con quattro postazioni tecniche, motorie, di abilità, quindi poi nell'esercitazione comunque poi notiamo anche qualche ragazzo che magari non sta con noi e dà la possibilità poi di far parte, lo volevo bene, della cantera, delle formazioni, un pochettino di attività di base. Diciamo che all'inizio sì, c'è stato un pochettino di difficoltà, no? È come se tu fermassi una macchina e dopo la riprendi dopo 2 anni, però devo notare che sia la netta ripresa, come potete notare ora tutti siamo in campo, siamo lì che ci divertiamo. Io credo che sia bastato un momento negativo e speriamo che il Covid non ci fermi ancora, soprattutto le attività di questi bambini che hanno una vita avanti, quindi tutti ci aspettiamo, però diciamo la ripresa c'è, i bambini ora stanno bene. Già dalla piccola età, anche se poi parliamo sempre di bambini, comunque cerchiamo di trasmettere anche a livello alimentare una certa linea, una certa, non dieta, però una linea guida, perché è normale che il ragazzino un po' appesantito poi in mezzo al campo lo vedi e ne risente nei confronti degli altri, quindi cerchiamo e curiamo anche questi aspetti. Sì.